Ciao a tutti e buonasera, questo sarà un video interamente dedicato ai sieri viso, quindi ai sieri che utilizzo maggiormente per il viso, ce n'è anche uno invece dedicato agli occhi, al contorno occhi e parliamo dei sieri che utilizzo qui in città, nella mia casa, qui a Genova. Ne ho due o tre che utilizzo su in campagna, ma di quelli ve ne parlerò a parte, perché ovviamente non li ho qui. Tra l'altro ne ho uno che ho acquistato di recente, che è quello di Kiko per il contorno occhi. Comunque, partiamo da i miei preferiti, diciamo, che tra l'altro li ho sicuramente già mostrati in qualche video proprio dei preferiti, e sono questi due della The Body Shop. Eccoli qua. Allora, il primo in assoluto che ho acquistato, ed è proprio il primo in assoluto della classifica, proprio questo, infatti l'ho praticamente quasi terminato, è questo alla vitamina C. È un siero molto efficace, veramente molto buono. Questo è adatto a tutti i tipi di pelle. È nel classico formato da 30 ml ed è molto buono perché idrata a fondo la pelle, quindi la idrata. Ovviamente questo poi si utilizza sotto una crema idratante, però sento anche persone che invece la utilizzano anche da solo, insomma non è obbligatorio utilizzare poi sopra una crema. Questo rende la pelle sicuramente più luminosa proprio grazie alla presenza della vitamina C. E lascia la pelle soprattutto morbida e setosa, in un modo incredibile, proprio fantastico, mi piace moltissimo. Poi si assorbe molto velocemente e questo è assolutamente il mio preferito. Vi lascio comunque il link di dove l'ho acquistato. Questo l'ho acquistato sul sito principale, proprio sul sito di The Body Shop, mentre l'altro l'ho acquistato su eBay. Mi sembra di ricordare di averlo pagato tipo 15 euro, una cosa del genere. Comunque vi lascerò poi tutto scritto qui sotto nell'info box e metterò le foto poi sul blog. L'altro siero, sempre di The Body Shop, che mi piace molto, è questa, la vitamina E. È un siero molto idratante, più di questo perché questo è più specifico. Per quanto riguarda l'INCI, sicuramente ci sarà scritto, forse sarà sotto, comunque lo troverò sicuramente. Quindi vi metterò poi anche sul blog l'INCI, analizzerò l'INCI. E stavo guardando cosa dice qui, perché è per tutti i tipi di pelle, ovviamente 12 mesi dall'apertura. E quindi stesso formato, 30 ml, quindi sempre con il dosatore, ed è, si presenta così, in questo gel. Questo è più liquido rispetto all'altro, quindi proprio gel. Si assorbe abbastanza velocemente, non però tanto quanto quella alla vitamina C. Questo ne ho un po' di più rispetto a questo, lo sento proprio dal peso, che però sono, vi ripeto, i miei preferiti. Ai miei preferiti di The Body Shop si vanno ad aggiungere altri due preferiti, che sono questi due. Allora, questo, partiamo da questo, che è quello che ho usato di più, diciamo, rispetto all'altro. Allora, questo è il siero viso con acido ialuronico di Bioearth. Ok, della linea bioprotettiva, eccolo qua. Credo di aver già dedicato un post sul mio blog tempo fa. Questa è una durata di 9 mesi dall'apertura, 30 ml ovviamente, e dice formula bioecologica a base di acido ialuronico vegetale non diluito, con spiccate proprietà idratanti, rinnovative, e questo lo posso veramente confermare, tonificanti sulla cute per tutte le pelli senza limiti di età. Stendere alcune gocce di siero sul viso massaggiando. Ecco, un'altra cosa che volevo dirvi è che ne basta veramente pochissimo. Quindi io utilizzo, ad esempio, alcuni sono più liquidi rispetto ad altri, come ad esempio mi sembra questo e anche quell'altro che vi mostrerò dopo, sono piuttosto liquidi, ora vi faccio vedere. Ecco, quindi giusto due gocce per tutto il viso, vedete com'è liquido questo? Quindi due gocce bastano assolutamente per tutto il viso perché è sufficiente. Poi ovviamente vado a mettere la mia crema idratante e quindi anche questo è consigliatissimo.
è tra i miei preferiti, ha lo stesso identico formato, stessa proprio confezione identica, così come l'altro mio preferito, il quarto, diciamo, non che gli altri che utilizzo, però diciamo questi sono i miei quattro assolutamente favoriti. Questo è il siero viso rigenerante fluido di bellezza della Bioficina Toscana. Questo è un siero molto particolare, secondo me non è adatto proprio a tutti i tipi di pelle, non so se si vede l'inci, vediamo se mette a fuoco. Sì. Ok. Comunque poi metterò le foto, vedete che è certificato IAB e questo ICEA. E appunto qui si vede benissimo l'inci. Cosa volevo dire? Ecco, questo è molto oleoso rispetto agli altri. È piuttosto oleoso. Allora, vediamo. Quindi non so se va bene a tutti i tipi di pelle, anche se si assorbe molto velocemente. Bisogna massaggiare un po' di più, magari, anche questo vedete molto liquido, ma molto è proprio un olio, non so come spiegarvi, proprio a differenza degli altri è un olio. Quindi di questo ne metto proprio poco poco poco. Soprattutto in questa stagione, poi non ne parliamo, magari d'estate. Anzi, in questo periodo devo dire la verità, non lo sto usando molto. Comunque, poi a forza di massaggiare, 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 si asciuga. Però è molto buono, eh? Questo è molto buono. Ed è questo della Bioficina Toscana. E quindi i miei primi quattro ve li ho fatti vedere. Poi passiamo a due. Che sto, vabbè, questo l'ho utilizzato tantissimo, praticamente l'ho finito. Non so se si vede, ma è quasi finito. E questo invece si è aggiunto dopo. Sono entrambi due attivatori, diciamo di giovinezza, cioè praticamente sono due sieri anti-età, quindi vanno messi solo due gocce sul viso prima della nostra crema anti-età abituale. Quindi questo di Vrochet, probabilmente l'ho già fatto vedere sicuramente, ed è l'Elixir 7.9. Appunto intensificatore di giovinezza. Questo scadrà, questo non ha, ecco, non c'è scritto durata, no, questo è proprio la data, settembre 2012, 15 millilitri, quindi questo è la metà e non costa poco. E non costa poco, non me lo ricordo già più, 18 euro, vabbè, comunque vi lascio tutti i prezzi. Allora, questo è proprio diverso, ovviamente ha un altro flacone, quindi un altro dosatore, questo si preme dall'alto per prendere più prodotto e poi con il contagocce si fanno scendere le gocce. Faccio vedere come si presenta il prodotto. Allora, a differenza degli altri che sono in gel, sono trasparenti, questo si presenta bianco, comunque sempre molto liquido. Liquido non oleoso, questo mi piace molto, come vi dico, l'ho praticamente quasi terminato e l'ho utilizzato tutto l'autunno e tutto l'inverno. Ho comprato qualche mese fa, 2 mesi fa, sì, circa 2 mesi fa, questo della Biotherm, eccolo qua, il Skin Vivo, che appunto c'è scritto siero anti-age, vediamo, siero attivazione. Attivatore antietà, ecco, siero attivatore antietà, vabbè, ora qui non si vedrà. Comunque, l'inci qui non c'è, ma lo vado comunque a trovare sulla scatola. È in questa bella boccetta, 30 millilitri, quindi come gli altri, quindi l'unico 15 ml per ora viso è questo. E anche questo ha il contagocce, quindi bisogna un po' come il flaccone, il contagocce come si chiama? Delle gocce che utilizzo io per il naso, la rinazina. Uguale. Anche questo, vedete, è uguale all'altro, cioè bianco come colore. E anche questo mi piace molto. Si asciuga rapidamente, molto fresco.
Quindi in questa stagione si può utilizzare tranquillamente da solo, senza ovviamente con la protezione sotto. Oppure io cosa faccio? Metto questo, cioè non faccio sempre le stesse cose tutti i giorni, quindi magari metto questo e poi vado ad applicare il fondotinta, quello di Shiseido con SPF 30. Insomma, poi dipende. Bene. Alla sera utilizzo questo siero, quindi quelli che avete visto sono da giorno, cioè io li utilizzo solo da giorno, esclusivamente da giorno. Questo che lo sto praticamente terminando è di Yves Rocher della linea Couture Bio ed è un siero distensivo con 5, scusate, con 9 estratti di piante, tra cui la camomilla, l'aloe vera, la passiflora, la mamellis, jojoba, eccetera eccetera eccetera, li vedete anche da voi, ok? Anche questo al contagocce, anche questo come l'altro di Rocher ha una scadenza proprio con la data che è il 4, cioè aprile 2012, quindi ho tempo di terminarlo, ma io tra poco sarà finito a settembre. Nel frattempo è andato via il sole, mi vedete un po' più buio, un po' più scura. E vabbè, pazienza, tanto ho quasi terminato. E il prodotto si presenta di questo colore. Questo mi piace moltissimo. Lo utilizzo proprio abbinato alla crema da sera, da notte della Yves Rocher della linea Couture Bio. E molto, molto buono. Anche questo mi piace parecchio. Non so se mi vedete veramente più, tra un po' è andato via completamente il sole. Poi, ultimo siero di cui vi voglio parlare, che sto utilizzando da un pochino di tempo, ma di cui non voglio fare una recensione completamente definita, è questo A Serum, quindi siero occhi della Restylane, che mi è stato inviato da provare gratuitamente. Allora, le mie prime impressioni, allora si presenta così. Le mie prime impressioni sono positive, sicuramente positive, quindi all'usatore, ve l'avevo già mostrato anche questo. È un formato da 15 ml e costa molto. Lo dico perché, ecco, il prezzo secondo me è un po' esagerato, perché costa 65 euro. Quindi se uno lo va a comprare costa 65 euro. Io prima di dare un'opinione definitiva lo voglio ancora utilizzare, quindi ho ancora un bel po', perché ora non so quanto sarà, però anche perché ne occorre talmente poco che, però le mie impressioni così dopo un breve utilizzo sono più che positive. Bene, ho terminato allora questo video e spero che possa essere stato utile e alla prossima. Ciao!